Io sono convinta che se questa la fate oggi, la farete tutti i giorni. Prendiamo 600 grammi di patate e andiamo a sbucciarle. Una volta sbucciate, vado a tagliarle a fettine sottili. Io sto usando il mio frullatore che ha proprio la lama come una mandolina. Caspita, abbiamo già fatto, ci abbiamo impiegato un secondo Hai visto? praticamente. Guarda, Sì. le fettine sono tutte belle sottili, uguali, perfetto. Ora metto le patate affettate in un piatto e faccio la stessa cosa con due zucchine. Anche qui perfette. Ora metto da parte sia le patate che le zucchine e in una ciotola metto tre uova. Ora aggiungo 150 g di bevanda vegetale, 60 g di fecola di patate, 8 g di lievito in polvere per torte salate, aggiungo anche del sale, due pizzichi, aggiungo anche del pepe e vado a mescolare il tutto. Ora vado ad aggiungere le patate che abbiamo tagliato prima. Aggiungo anche le zucchine. Ora diamo una mescolata. Se volete potete anche farlo con le mani qui, ecco, magari è più facile. Ora io spezzetto all'interno anche 100 g di affettato di tacchino. Oppure voi potete usare quello che vi piace, anche lasciarla così com'è, senza mettere nessun tipo di carne. O comunque potete mettere anche altro. Sì. Mi sa che sta ricetta sarà gustosissima, Diana. E ora vado a versare il tutto nello stampo. Questo è da 25 cm di diametro. Sul fondo ho messo un foglio di carta da forno, l'ho spennellato con dell'olio e per il resto invece l'ho oleato e infarinato. Mi raccomando, distribuite bene tutte le verdure. Se dovete schiacciare anche con le dita, fatelo pure, così rimane tutto appiattito e tutto cuoce perfettamente. E siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 40 minuti. Andiamo! Ma ragazzi, nel frattempo, se vi piacciono le nostre ricette, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo. È molto importante, ci date un'enorme mano, soprattutto a divulgare con tutti quanti le nostre ricette e ciò che facciamo. E se non l'avete ancora fatto, seguiteci anche su Instagram. Ci chiamiamo Diana e Alessio. Anche lì siamo attivi, pubblichiamo un sacco di cose interessanti e dietro le quinte, quindi vi aspettiamo anche lì. Sei pronto? Prontissimo. Pronto, pronto? Wow! Guarda che meraviglia, guarda che bella crosticina. Wow, c'è un profumo buonissimo in tutta la cucina. Guardate qua, ragazzi, incredibile. Ma non è finita qua, vero? Non è finita qui perché adesso andiamo a decorare questa meraviglia con, indovinate un po', il nostro solito formaggio vegetale. Allora, come fatto? Semplicissimo, con un ingrediente, cioè con lo yogurt di soia. Io lo metto sempre in un sacchetto per bevande vegetali e poi lo faccio colare tutta la notte, con un colino ovviamente, così possiamo appoggiarlo facilmente. Come vedete, il siero si separa del tutto dallo yogurt e ciò che ci rimane è proprio una specie di formaggio vegetale, ma non solo come consistenza, ma anche come gusto, ragazzi, è incredibile. Senti Diana, ma quanti barattolini di yogurt di soia? Allora, io qui ne ho utilizzati 4 da 250 grammi, ma non è detto che li utilizzeremo tutti per decorare, però non importa perché si conserva in frigo e lo potete mangiare con qualsiasi cosa. E adesso andiamo a decorare il nostro sformato. Io ho condito il mio formaggio vegetale con dell'erba cipollina, del sale e del pepe e un po' d'olio. Voi potete veramente lasciarlo anche così semplice com'è, anche se secondo me un po' condito è più buono. Adesso vado subito ad aggiungere 2 cucchiai sulla superficie. Caspita, ma sembra proprio il formaggio, Hai Diana. visto? Ragazzi, mi sta venendo una fame, ho un'acquolina incredibile. Non so voi, fatecelo sapere nei commenti perché siamo proprio curiosi. E ora ho messo il formaggio nella sac à poche e vado a fare delle piccole decorazioni. Così è un po' più appunto bella da vedere. Però se non volete fare questo passaggio, potete tranquillamente ometterlo. Ora andiamo a guarnire con dei pomodorini.
Voi ragazzi potete veramente metterci quello che vi piace, non dovete fare esattamente come noi. Sì, il bello di questa ricetta è proprio quello, che potete divertirvi e scegliere ciò che vi piace di più. Ragazzi, ma guardate che meraviglia che è questo sformato, cioè bellissimo proprio. Brava Diana, bravissima. Sembra formaggio proprio. Sembra una torta dolce, tra l'altro, sembra crema quella sopra. In Sì, però tranne realtà non è. i Vabbè, è vero, quello sì. pomodorini. E per finire, Un tocco di colore verde di basilico. questo Aspetta, sformato è il più bello che abbia mai visto. aspetta, ancora una cosa. Della granella di mandorle tostate, che ne dici? È vero, in effetti mancava qualcosina, ma così Oh. è perfetta. Prontissimo. Pronto? Vediamo, vediamo, vediamo. Ma Mamma questa mia. è stratosferica, ragazzi, stratosferica. Aiuto. Buona. Oh mio Dio. Tra l'altro ti sei anche sporcato un pochetto. Oh mio Dio, ragazzi. Questa non potete non farla. Se non la fate, non vi parlo più.